noi siamo contenti che si creino sinergie tra l'amministrazione comunale, il comune di Caserta, la città, gli imprenditori. In questo modo cerchiamo di fare sinergia con la città, in questo modo si comprende che per partecipare alla cosa pubblica bisogna anche dare un piccolo spazio della propria azienda, della propria famiglia alla cosa pubblica, e quindi con molto piacere. Non è soltanto l'adozione di una rotonda, è il segnale che tutti dobbiamo partecipare alla cosa pubblica, e anche ognuno di noi deve dare un piccolo spazio della propria vita anche agli altri. Dottore, lei è di Marcianise e recentemente ha adottato, investendo diverse migliaia di euro, la villa comunale di Piazza Nassiria a Marcianise, però lei opera a Caserta, nel senso che il suo centro, Iatropolis Genesis dei Sargeri, opera a Caserta, quasi vicino a dove si trova il suo quartier generale. C'era la rotonda 4 stelle. A dire la verità, io sono passato per quella rotonda migliaia e migliaia di volte, e ogni volta restavo affascinato da questa grossa palla da basket, tutta quanta diciamo lucida, e che almeno quello che io percepivo, come se volesse darmi l'immagine di qualcosa che noi abbiamo dentro e che vuole manifestare all'esterno, l'immagine dello sport, l'amicizia, il valore, il contatto tra le persone. Penso che il ricordo, rinnovare il ricordo di cose che ci devono dare la forza di andare avanti, è una cosa importante. I termini dell'accordo prevedono che la manutenzione del verde della rotonda, e in generale la manutenzione della rotonda e della scultura, sia a carico vostro. Lei ha una responsabilità, perché addirittura abbiamo fatto una ricerca su TripAdvisor, è la quarta opera che è più pubblicizzata di Caserta. Ci sono circa 477 commenti da tutta Italia sulla rotonda 4 stelle. Come dicevo prima, è un'opera che ti prende dentro, io non so come, ma comunque ti entra nel cuore quando la vedi, perché è espressione di un fatto, di un momento interiore che si vuole dare. Io non so come la si può interpretare, il sole quando passa da quel lato lì io la guardo sempre, eppure è sempre la stessa palla da basket, sempre uguale, però io la guardo sempre, e alcune volte cerco anche di vedere a che macchine sto investendo, perché guarda sta cosa. Sono contento, spero di riuscire a non fare delle brutte figure con i cittadini di Caserta e a renderla sempre più brillante, e soprattutto evidenziarla e farla vivere ancora.